I titoli del TG News: ragazzo di 23 anni ha ucciso il padre a coltellate, è accaduto a Botricello nel Catanzarese. Tre condanne e due assoluzioni per la morte di tre operai crotonesi avvenuta nel 2018 per il crollo di un muro sul lungomare di Crotone. Aeroporto di Reggio, qualcosa si muove, un volo in più per Roma per il periodo natalizio. Consiglio regionale, approvata la proposta che premia ditte che resistono alla 'ndrangheta, la cosiddetta legge De Masi. Flash mob a Siderno, Special Olympics, balla organizzata dai girasoli della Locride. Ed infine Bivongi, furto nell'area archeologica industriale presso la fonderia Fiera Mosca. Benvenuti e bentrovati al TG News. Apriamo l'edizione odierna del nostro telegiornale con la triste notizia abbattuta qualche ora fa, la morte di Gege Reitano. Se n'è andato in silenzio nell'ospedale di Vimercate con la cuffia incollata alle orecchie per ascoltare fino all'ultimo quelle canzoni che anche per lui avevano rappresentato la colonna sonora della sua esistenza. È scomparso così Gege Reitano, storico percussionista dell'orchestra Fata Morgana, fratello maggiore di Mino e del maestro Franco. Aveva 83 anni, era nato infatti nel 1940 a Fiumara di Muro, si era trasferito ad Agrate Brianza nel villaggio di famiglia realizzato da Mino quando il ragazzo di Calabria era all'apice del successo. Fedele alle sue radici, una volta al mese rientrava a Reggio nella storica abitazione di Via Italia. Alla famiglia va il cordoglio di tutta la nostra redazione. Cambiamo completamente argomento, sono sei le persone, parliamo di cronaca ovviamente, sono sei le persone finite agli arresti domiciliari, tra cui due finanzieri in servizio al nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza. Sono stati i finanzieri di Cosenza ad eseguire stamattina le misure cautelari a carico degli indagati accusati di associazione a delinquere, accesso abusivo al sistema informatico e corruzione. Contestualmente il GIP, su richiesta della Procura di Catanzaro, ha disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro ritenute corrispondenti al prezzo del reato. La misura cautelare fa seguito a quella già applicata il 12 luglio scorso nei confronti di quattro soggetti, tre dei quali interessati anche dalla misura eseguita stamattina per la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico e corruzione. Nell'operazione dello scorso luglio era rimasto coinvolto l'avvocato Domenico Quaglio, di 55 anni. Gli ulteriori approfondimenti hanno delineato la gravità indiziaria che necessita della successiva verifica processuale, il contraddittorio con la difesa, anche con riferimento alle ulteriori ipotesi di reato di associazione a delinquere, corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Secondo le ipotesi di reato formulate, i responsabili di una società informatica si sarebbero avvalsi con la mediazione di altri soggetti, dei militari della Guardia di Finanza coinvolti nella vicenda, per estrapolare una mole impressionante di dati relativi a persone fisiche e giuridiche, grazie all'accesso abusivo da parte dei finanzieri coinvolti al sistema informatico, a fronte del corrispettivo di rilevanti somme di denaro. I dati illecitamente estratti sarebbero stati successivamente commercializzati dalla società informatica con un considerevole incremento del proprio fatturato. Cambiamo argomento, ma rimaniamo nella cronaca. Purtroppo un ragazzo di 23 anni uccide il padre a coltellate. È stato arrestato e è successo tutto a Botricello. Ci racconta tutto Giuseppe Mazzaferro. Un dramma familiare che è successo ieri a Botricello, nel Catanzarese. Un giovane, Alessio Cosco, secondo la prima ricostruzione, al culmine di una lite, ha sferrato una coltellata al padre, Francesco, di 52 anni, muratore, uccidendolo. Alla scena ha assistito la madre del ragazzo. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo soffrirebbe di disturbi psichici. I carabinieri di Botricello e quelli della compagnia di
Cancelleria Marina hanno bloccato il ragazzo e lo hanno portato in caserma, dove è stato messo in arresto per omicidio. Al momento dell'accoltellamento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano soli in casa Francesco Cosco, muratore, e il figlio Alessio, attualmente disoccupato. La lite è esplosa nella tarda mattinata ed è degenerata con un fendente mortale al petto che il ragazzo avrebbe inferto al genitore. Vista la copiosa quantità di sangue che gli inquirenti hanno trovato sulla scena del crimine, sarà probabilmente necessario verificare che non siano stati inferti altri colpi. Sembrerebbe che il ragazzo, dopo l'accoltellamento, si sia recato dal medico di famiglia a chiedere soccorso per il padre, ma sulle dinamiche dell'accaduto sono ancora aperte le indagini dei carabinieri e della procura di Catanzaro. Sul posto sono accorsi i parenti che abitano nel palazzo e sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Sellia della stazione di Botricello, che stanno conducendo le indagini. È arrivato anche il 118 e l'elisoccorso, inutili i soccorsi che hanno solo potuto constatare il decesso del 52enne. Siamo profondamente scossi, è stato commentato dal sindaco di Botricello Saverio Puccio, per una tragedia che non avevamo mai potuto immaginare. Non ci sono parole per descrivere una cosa simile, considerato che la famiglia Cosco ha sempre seguito il figlio cercando di accudirlo in ogni modo. Siamo tutti vicini ai congiunti. La famiglia è molto nota in paese. Francesco ha sempre lavorato come muratore, mentre il figlio soffriva di alcuni disturbi e, da quello che risulta, era regolarmente seguito. Purtroppo non si è riusciti ad evitare una tragedia immane. Ancora la cronaca in primo piano: una morte sul lavoro è avvenuta a Corigliano Rossano, un operaio di 32 anni originario della Romania che stava lavorando alla guida di un trattore per un'azienda agricola in località Turio a Corigliano Rossano, è morto sul colpo dopo che il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Al momento, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, pare che la vittima possa essersi avvicinata troppo con il mezzo al ciglio della scarpata per poi precipitare. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica esatta dell'incidente. Spostiamoci a Reggio Calabria, ancora cronaca. Reggio, la più piccola, aveva in mano un foglio scritto "Help". Accade tutto in una famiglia: ubriaco picchia la moglie davanti alle figlie minori, è stato arrestato. Ubriaco ha picchiato la moglie davanti alle tre figlie minori perché voleva impedirle di andare a lavorare. Accaduto a Reggio Calabria, un 47enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti intervenuti a seguito a una richiesta di aiuto giunta alla sala operativa dalla stessa vittima, prima di giungere nell'appartamento sono stati richiamati dalle tre piccole, una delle quali mostrava un piccolo foglio bianco con la scritta in arancione, appunto "help" in inglese, aiuto, che urlavano "venite, venite, siamo qui". Gli agenti in casa hanno individuato e identificato l'uomo, che ha già scontato una misura di divieto di avvicinamento alla moglie in evidente stato di alterazione psicofisica e che pronunciava frasi senza senso davanti alla vittima e alle tre figlie di 12, 10 e 8 anni. Proprio la più piccola, vedendo la mamma aggredita ancora una volta dal padre, ha composto sul cellulare della donna il 113. Ancora cronaca, ma il riferimento è a una vecchia vicenda, vecchia si fa per dire, risale al 2018. Tre operai morirono sul lavoro, tre sono le condanne, due le assoluzioni. Furono travolti da un vecchio muro sul lungomare di Crotone. Ancora Giuseppe Mazzaferro. Il Tribunale di Crotone ha condannato tre persone per l'incidente sul lavoro avvenuto il 5 aprile del 2018 nel cantiere del prolungamento del lungomare di Crotone, in cui persero la vita tre operai: Criac Dragos Petru, di 35 anni, rumeno, Giuseppe Greco, di 51 anni, e Mario Demeco, 56, entrambi di Caporizzuto. Il giudice monocratico Assunta Palumbo ha condannato per omicidio colposo a 4 anni di reclusione Gennaro Cosentino, di 61 anni, rappresentante legale dell'impresa Crotone Scavi, titolare dei lavori, e Sergio Dinale, 61 anni, progettista dell'opera, nonché direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. 3 anni di reclusione sono stati inflitti a Giuseppe Spina, 48 anni, capo cantiere della ditta. Assolti invece Massimo Vilirillo, 60 anni, dirigente e procuratore della società
Crotone Scavi, e Giuseppe Germinara, 51 anni, all'epoca dei fatti, dirigente del comune di Crotone e RUP del procedimento. L'incidente avvenne mentre tre operai erano intenti ad eseguire i lavori preparatori di una palizzata che doveva sorreggere il nuovo lungomare. All'improvviso crollò il vecchio muro di sostegno che travolse i tre. Greco e Dragos morirono sul colpo, Demeco un mese dopo nell'ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito subito dopo l'incidente. Rimaniamo nel crotonese, andiamo a Isola Capo Rizzuto. Avevano rubato 6 pannelli di rete in ferro che facevano parte della recinzione dell'area del depuratore comunale di Isola Capo Rizzuto. Due persone sono state individuate e denunciate dai carabinieri della tenenza con l'accusa di furto. I militari intervenuti a seguito di una richiesta di intervento in località Mazzotta, nella struttura comunale oggetto di sequestro dal 2022, hanno verificato che poco prima qualcuno aveva rubato 6 pannelli di rete in ferro. I responsabili del furto, che si erano allontanati a bordo di un'utilitaria, sono stati successivamente rintracciati con il supporto del nucleo radiomobile della compagnia di Crotone. I due, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Andiamo sempre nel crotonese, anzi ci rimaniamo a Caccuri, piccolo centro, piccolo borgo del crotonese. I carabinieri hanno controllato alcuni frantoi oleari. Tempi delle olive, tempi di controlli nel piccolo borgo del crotonese. I carabinieri hanno controllato alcuni frantoi oleari ed hanno deferito 2 persone in stato di libertà. L'altra mattina, nell'ambito di un servizio mirato, i militari della stazione dei carabinieri di Caccuri, unitamente al personale dell'ARPACAL, hanno deferito in stato di libertà 2 persone del posto, un 51enne e una 52enne, entrambi titolari di 2 frantoi oleari. Nel corso del controllo ai 2 frantoi militari hanno riscontrato alcune violazioni in materia ambientale, in quanto nel primo stabile era presente uno scarico abusivo delle acque vegetali derivanti dalla lavorazione delle olive, che venivano scaricate direttamente nei campi limitrofi, bypassando le vasche di raccolta. All'esterno invece del secondo frantoio veniva individuato un grande accumulo di rifiuti composti da materiale organico derivante dal processo di molitura delle olive, in mancanza della prevista autorizzazione. Cambiamo argomento. Parliamo adesso del Consiglio regionale, che ha approvato la proposta che premia le ditte che resistono alla 'ndrangheta, alla cosiddetta legge De Masi. Il Consiglio regionale compatto ha ricordato con un minuto di riflessione e non di silenzio, come espressamente chiesto dal presidente Filippo Mancuso, Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza, prima di sancire ufficialmente l'apertura dei lavori, durante i quali è emersa grande posizione di responsabilità morale e politica nei confronti della lotta alla 'ndrangheta. Via libera dunque, con voto favorevole bipartisan, alla legge De Masi, proposta che prende il nome dell'imprenditore Antonino De Masi, ideatore della stessa, e vedrà riconoscere premialità di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese che non si piegheranno alle pressioni della criminalità organizzata. L'idea del presidente della giunta regionale confluirebbe appieno nella costituzione di una task force per la gestione di quelle aziende che vengono sequestrate e che hanno la necessità di sopravvivere per poter essere restituite integre alla comunità. Unanime il sostegno della proposta, così come grande sensibilità è emersa dai banchi dell'opposizione nei confronti della rimozione delle barriere e riconoscimento e promozione della lingua dei segni, nella piena inclusione delle persone sorde alla vita collettiva. Una proposta di legge contraddistinta da 12 articoli è destinata a persone sorde, affette da ipoacusia e sordocieche, promuovendo la stipula di appositi accordi o protocolli atti a migliorarne la vita personale e sociale. Si è poi entrati nel vivo del dibattito relativamente ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico, in merito ai quali il capogruppo del Partito Democratico Bevacqua ha chiesto al Consiglio l'istituzione di un osservatorio sui cambiamenti climatici, in modo tale da riunire risorse e professionalità con programmazioni concrete, sostenute a sua volta anche dal Governo nazionale. Dello stesso tenore l'intervento in merito del consigliere Laghi, nell'ottica della prevenzione attraverso l'uso di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'agricoltura biologica. Sarà prima di tutto una sfida di mentalità, ha incalzato il consigliere PD Amalia Bruni. È opportuno ragionare in termini di prevenzione e programmazione, incentivando anche la medicina di prossimità,
essendo evidenti le conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla salute umana. Approvato infine il rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2022, oltre all'assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025. In entrambi i casi astenuti i consiglieri di minoranza. Nicodemo Barillaro. Una legge, ha detto il presidente della regione Roberto Occhiuto, che intende promuovere una discussione anche a livello nazionale sulle modalità per intervenire sul codice degli appalti a vantaggio delle aziende e degli imprenditori che denunciano. Siamo stanchi di registrare nel dibattito nazionale sui temi del contrasto alla 'ndrangheta l'assenza di strumenti eccezionali per stare a fianco di chi denuncia. E ci fa essere credibili come istituzioni quando chiediamo agli imprenditori e alle imprese di denunciare questi fenomeni. Occhiuto ha evidenziato il lavoro di grande sollecitazione svolto dall'imprenditore Antonino De Masi, da anni sotto scorta dopo aver denunciato il racket. Mi ha chiesto, ha detto il governatore, di fare da promotore di questa legge, ma ho ritenuto che fosse il Consiglio nella sua interezza ad assumere un impegno in questa direzione, anche se la proposta è totalmente di De Masi. Il racconto che devono fare le istituzioni è quello di una regione che sa ribellarsi ai poteri criminali che forniscono spot terribile di quelli che vogliono danneggiare la Calabria. Noi dobbiamo svolgere il nostro dovere di amministratori, contrastando in ogni modo le infiltrazioni di possibili poteri criminali che hanno ormai i loro centri di gestione lontano dalla Calabria. Il racconto che le istituzioni devono dare della Calabria è quello di una regione che sa ribellarsi ai poteri criminali, che troppo spesso forniscono uno spot terribile a quelli che vogliono denigrare la Calabria. Il danno principale che la 'ndrangheta ha fatto nella nostra regione è un danno reputazionale. Il governo regionale è impegnato in una incisiva azione di attrazione di investimenti in Calabria. E spesso io però verifico quanto questo danno reputazionale induca anche quelli che potrebbero investire in Calabria con beneficio per le loro aziende a stare lontano dalla Calabria, perché la Calabria viene dipinta come una regione dove è impossibile intraprendere, e non è così, non è così, anche perché molti di questi poteri criminali oggi hanno i loro centri di investimento fuori dalla Calabria. A volte mi viene da sorridere quando parlo con persone che vivono in altre regioni del paese, nel nord del paese, e parlano della Calabria come di una regione ostaggio dell''ndrangheta. Non si rendono conto che l''ndrangheta ce l'hanno ancor più che in Calabria, sotto casa, perché la 'ndrangheta da anni ormai ha deciso di investire fuori dalla Calabria, anche perché per la verità in Calabria, anche per via dell'importante lavoro di intelligence che hanno fatto gli inquirenti, per via del fatto che i governi nazionali, tutti i governi degli ultimi anni hanno investito le migliori energie nel contrasto ai fenomeni criminali, mandando in Calabria i migliori tra i carabinieri, i migliori tra il personale della Guardia di Finanza, i migliori tra il personale delle questure. Anche il CSM, tante volte criticato, in Calabria però ha sempre scelto magistrati di primissimo livello. E questa attività di controllo del territorio ha reso nel corso degli anni forse più conveniente per questi poteri criminali andare a investire dove il territorio è controllato di meno, che in Calabria. Attenzione, la presenza della 'ndrangheta è ancora forte nella nostra regione, va sradicata con forza, ma la presenza della 'ndrangheta ha fatto un altro danno, che è il secondo. Ha in alcuni casi modificato i codici comportamentali, ha in alcuni casi, in alcune realtà della nostra regione, quelle più interne, creato quelle condizioni per cui
lo Stato in tutte le sue articolazioni non è visto come amico. Intanto, su richiesta dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, durante la seduta di ieri è stato inserito l'esame della proposta di legge in materia di forestazione. Attraverso un emendamento, ha spiegato l'assessore Gallo, i lavoratori dei consorzi di bonifica dal prossimo 1 dicembre saranno trasferiti a Calabria Verde nel settore forestale. Analogo provvedimento riguarderà i lavoratori della legge 15 che fanno parte del comparto del precariato, di essere trasferiti su base volontaria con contratto idraulico forestale, aggiornate sempre a Calabria Verde. Una decisione che il presidente Roberto Occhiuto ha motivato con l'obiettivo di asciugare il bacino del precariato e dare diritti a chi ne ha meno. Con la norma si evita l'ibrido che si è creato nel corso degli anni, che consiste nel fatto che alcuni operai sono stati dirottati sui consorzi di bonifica, altri in Calabria Verde. Il governo regionale vuole stabilizzare i precari. Adesso ci spostiamo nel Vibonese. È accaduto il 25 di novembre a Sant'Onofrio in Calabria. L'associazione realizza ed espone uno striscione contro la violenza sulle donne nella giornata di sensibilizzazione, ma il sindaco la fa rimuovere. È accaduto a Sant'Onofrio, comune a pochi chilometri da Vibo Valentia. A segnalare la vicenda è l'associazione Bubini APS, che aveva realizzato ed esposto lo striscione recante la frase «Proteggi tua figlia, educa tuo figlio», installato nel centro del paese. Scriviamo a malincuore queste righe, affermano gli animatori del sodalizio in una nota, per denunciare che nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne l'iniziativa intrapresa nasceva dalla volontà di poter sensibilizzare al meglio le persone nei confronti del delicato tema. Per evitare di commettere errori, aggiungono, era stato contattato un rappresentante dell'amministrazione comunale di Sant'Onofrio per avere maggiori indicazioni sull'iter burocratico da seguire. A tal proposito era stato richiesto di informare da parte nostra solo gli enti competenti, ovvero la polizia locale e l'area tecnica, attraverso una comunicazione scritta e PEC, ciò che effettivamente è stato eseguito. Ma veniamo ai fatti. Poi l'associazione nella nota rileva che tale idea era stata in prima battuta accolta positivamente anche il titolare di un immobile sul quale sarebbe poi stato affisso in prima battuta lo striscione, aveva dato il proprio assenso. E pertanto quella nella mattinata del 25 di novembre, in collaborazione con un'altra associazione, la Bubini APS, ha allestito la piazza di nastri rossi e striscioni con vari slogan come d'accordo. Si intendeva e si presupponeva di poter mantenere questi segni per tutto l'arco della giornata, ma così non è stato, perché il nostro striscione è stato rimosso da alcuni addetti comunali sotto la direttiva del sindaco e a nostra insaputa. I rappresentanti dell'associazione fanno sapere di aver avuto un confronto telefonico direttamente con il sindaco Nino Pezzo, in quanto non è stato possibile avere un incontro di persona per avere delucidazione e spiegare della rimozione, durante la quale sono state fornite varie motivazioni, tra cui il luogo non adatto allo striscione, nonché la mancata comunicazione diretta con lui stesso. Questa è la nota che ci è giunta in redazione, che noi abbiamo letto, ovviamente aspettiamo anche repliche se è necessario. Adesso cambiamo argomento, andiamo all'aeroporto dello Stretto, perché qualcosa si muove al Tito Minniti, una nuova rotta da e per Roma proprio per le feste natalizie. Il servizio. Nel periodo di Natale i biglietti sono sempre molto alti, il costo dei biglietti è sempre molto alto per i calabresi che vengono in Calabria. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto posta questo video sui social, e in questo è in compagnia del presidente di ENAC Pierluigi Di Palma. Il tutto dopo un'interlocuzione avuta con una compagnia aerea, e per dare una novità. Dal 18 dicembre al 13 gennaio ci sarà un volo in più da Roma per Reggio e da Reggio per Roma. Questo consentirà ai calabresi di venire in Calabria pagando 100-110 euro con questa piccola compagnia, oltre che con i voli di ITA, se vogliono farlo. Un risultato che è stato possibile anche grazie al contributo che ha dato l'ENAC, che ha dato il presidente dell'ENAC, quindi sono qui per ringraziarlo, perché ha sempre dimostrato grande sensibilità per lo sviluppo degli aeroporti calabresi. Lui si occupa di tutti gli aeroporti d'Italia,
è giusto che si occupi di tutti gli aeroporti, ma io lo compulso continuamente perché si occupi un po' di più degli aeroporti della mia regione. Il presidente Occhiuto fa riferimento alla compagnia Sky Alps, che garantirà quindi dal 19 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 un volo di andata e ritorno in più al giorno da Roma Fiumicino per Reggio Calabria e da Reggio Calabria per Roma Fiumicino. La strage di Cutro ancora in primo piano, alla presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno si costituiranno parte civile nel processo penale sul naufragio avvenuto il 26 marzo scorso davanti alla costa di Cutro in Calabria. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha dato disposizione all'Avvocatura Generale dello Stato in questo senso e che, come spiega una nota di Palazzo Chigi, la decisione è stata presa in considerazione dell'estrema gravità dei fatti che hanno visto la morte di almeno 94 migranti. Un elevato numero di dispersi. L'udienza, nella quale è prevista la costituzione delle parti civili, viene spiegato e fissata per mercoledì 29 novembre, ovvero per domani. Andiamo a Gioia Tauro perché si muove qualcosa anche per il rigassificatore. Ancora Nicolemo Barillaro. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto energia che contiene la norma per la realizzazione del rigassificatore di Gioia Tauro. È un'ottima notizia per la Calabria. L'impianto, che nascerà nel nostro territorio, afferma il governatore calabrese Roberto Occhiuto, è stato giudicato strategico dal governo nazionale. Avremo un polo energetico fondamentale per il paese e finalmente riusciremo a sfruttare una parte dell'enorme area retroportuale della Piana. Ringrazio, afferma ancora il governatore calabrese Occhiuto, il premier Meloni e il ministro Pichetto Fratin per aver deciso di puntare sulla Calabria per questa importantissima infrastruttura. Si è iniziato a parlare del progetto del rigassificatore nell'area portuale di Gioia Tauro nel 2008 e, come tutte le grandi opere, ha da subito diviso esperti e cittadini, politica e ambientalisti. Tra le polemiche crescenti da parte del territorio, il progetto fu accantonato fino al 2012, quando la crisi dell'approvvigionamento delle GNL portò l'allora ministro all'ambiente Corrado Clini a firmare il decreto autorizzativo all'opera. In quella circostanza, la LNG, società di cui negli anni si sono perse le tracce, è formata da due colossi, Sorgenia e Iride, fu colta di sorpresa dalle dichiarazioni del titolare dell'ambiente che aveva sbloccato l'iter. Stesso copione, ma 10 anni dopo, il ministro delle infrastrutture del governo Draghi, Enrico Giovannini, in visita al porto di Gioia Tauro, non fornisce indicazioni certe sull'opera che sembrava accantonata, ma afferma che c'è un progetto di rivisitazione della strategia energetica italiana alla luce della guerra in Ucraina. È bastato questo perché in pochi giorni Sorgenia tornasse alla carica sul progetto. Adesso un convegno molto interessante, si parla di immunoterapia contro il cancro. Esperti provenienti da diverse parti d'Italia e specialisti oncologici di tutta la Calabria si sono ritrovati a Catanzaro Lido per un incontro sul tema dell'oncologia medica. In 3 giorni di workshop hanno illustrato e discusso le nuove evidenze scientifiche per i tumori di mammella e cutanei, del polmone, dell'uro-oncologia, delle neoplasie gastroenteriche e della ginecologia oncologica. Comune denominatore delle dissertazioni sono state le terapie immunologiche. Immunoterapia vuol dire attivare un meccanismo che è presente in tutti noi, ma in quel momento non sta funzionando abbastanza, ma che può reagire contro il tumore, riconoscerlo come estraneo, aggredirlo e ridurne l'attività fino anche a volte a farlo sparire. Questo è quello che fa l'immunoterapia con i cosiddetti immunocheckpoint inhibitor, così si chiamano. Sono nuovi farmaci per i quali l'inventore alcuni anni fa ha preso il premio Nobel e quindi questo dimostra l'importanza di questa innovazione. Il principale su cui si sta muovendo l'oncologia adesso è la cosiddetta medicina di precisione. Cosa significa? Significa che abbiamo la possibilità di inserire dei farmaci, di dare dei farmaci non più in maniera indiscriminata ma specificatamente su quelle che sono le alterazioni molecolari del paziente. E questo è un grosso vantaggio. Fondamentalmente la scoperta del fatto che noi possiamo con il sistema immunitario combattere i tumori che si formano all'interno dei nostri organi con l'utilizzo di farmaci che sono in grado di risvegliare il sistema immunitario per aggredire questi tumori
è stato proprio il cambiamento che da 10 anni si sta venendo nell'oncologia e che mano a mano si stanno verificando, diciamo, più l'utilizzo di questi farmaci in diversi setting, non solo nella malattia metastatica, ma anche l'utilizzo di questi farmaci come trattamento preventivo dopo un intervento chirurgico. La nomina dell'avvocato Vincenzo Barca nella Commissione Cultura del Consiglio Nazionale Forense. La nostra intervista realizzata, eccola qui. Effettivamente sì, un prestigioso riconoscimento. Sono stato designato componente della Commissione Cultura presso il Consiglio Nazionale Forense. Lo scorso 16 novembre ci siamo riuniti alla prima adunanza della Commissione, dove tutti gli 11 componenti della Commissione, tra componenti esterni e consiglieri nazionali forense, abbiamo avuto modo di riunirci per parlare delle attività culturali che verranno poste in essere da qui a breve, ma anche nel prossimo futuro. Come Coa di Palmi sono soddisfatto e vado orgoglioso di aver presentato il progetto del museo, che è stata un'idea che è nata appunto dal Consiglio dell'Ordine di Palmi unitamente al Comune di Palmi, in sinergia per portare avanti la cultura nell'ambito di quella che è l'avvocatura, e quindi un museo dell'avvocatura e del diritto che da qui a breve, prima dell'estate, come già abbiamo avuto modo di comunicare, nascerà presso la Casa della Cultura Leonida Repaci. Le attività culturali di cui si occupa questa commissione sono importanti perché hanno diverse finalità: quelle di portare avanti la storia dell'avvocatura, il buon nome, l'immagine, ma nel contempo anche di portare avanti la cultura della legalità e tutto ciò che di buono ne deriva nell'ambito di questa professione, che a mio modesto avviso è tra le professioni più belle al mondo. Non a caso appunto sono e mi sento di essere un avvocato. E oltre a questo, naturalmente questa commissione è una commissione importante, tra le più importanti del CNF. Quanto per dirne, fare qualche nome, già hanno fatto parte di questa commissione il professore Guido Alpa. Attualmente il coordinatore della commissione è il collega Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso, attuale consigliere nazionale forense, e io appunto lavorerò al suo fianco unitamente agli altri componenti della commissione. Peraltro l'avvocatura in questo frangente storico è rappresentata degnamente su scala nazionale già dal nostro vicepresidente nazionale, l'avvocato Francesco Napoli, a cui vanno i miei ringraziamenti anche per aver dato adesione a questa mia nomina. E quindi, che dire, Palmi su scala nazionale oggi l'avvocatura conta e conta tantissimo. Ci fermiamo solo 3 minuti per la pubblicità, non andate via, rimanete con noi. Grande festa a Siderno per il Flash Mob Special Olympics Balla, organizzato dai girasoli della Locride al Palazzetto dello Sport di Siderno, appunto. Giuseppe Mazzaferro. Con un po' di anticipo è stata organizzata a Siderno la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L'appuntamento era quello rituale, ovvero il Flash Mob 2023. Quest'anno è dedicato alla celebrazione del 40° anniversario di Special Olympics Italia. Per questo si è riavvolto il nastro nel tempo fino al più grande successo del 1983, What a Feeling, colonna sonora del film Flash Dance. Questo brano, oltre a riportarci nell'anno di nascita del movimento in Italia, è stato scelto anche perché è un inno alla dedizione, un canto che incoraggia a non abbandonare mai i propri sogni, seguendoli sempre con determinazione e passione, così come hanno fatto gli atleti Special Olympics. E nella Locride parliamo dei girasoli della Locride, superando difficoltà e credendo nelle proprie potenzialità. È sempre una gioia e un piacere incontrarci, ridere, divertirci, giocare, non solo per gli atleti ma anche per i genitori e per gli amici. Quest'anno avevamo pensato di farlo al centro commerciale alla Gru e avevamo avuto anche la disponibilità dei locali. Poi il numero delle partecipazioni è aumentato a dismisura e il locale della Gru non li conteneva, per cui abbiamo optato, come l'anno scorso, per questo palazzetto dello sport intitolato alla nostra fondatrice Eunice Kennedy. Ed eccoci qua, pronti con gioia, con entusiasmo, come sempre nel mondo Special Olympics, a ballare il Flash Mob 2023 Girasoli della Locride.
Per il secondo anno consecutivo la coreografia è stata curata da Vito Coppola, vincitore in coppia con Asia nell'edizione 2021 a Ballando con le Stelle, con il supporto della maestra di ballo Luana Manna. Nel palazzetto dello sport di Siderno è stata un'occasione per festeggiare la giornata internazionale delle persone con disabilità Special Olympics e sono stati pubblicati sui canali social in contemporanea di Special Olympics il video finale con tutte le location come se fosse un'unica flash dance. L'iniziativa è stata patrocinata dal comune di Siderno ed ha visto la partecipazione di tanti specialissimi atleti e delle loro famiglie. Siamo al palazzetto dello sport qui a Siderno con i girasoli della Locride, ma tutte quante le associazioni hanno aderito tantissime, tant'è che abbiamo appunto messo a disposizione questo spazio più grande per l'adesione, diciamo, nella giornata di sensibilizzazione per le disabilità. Ci sarà anche il 3 dicembre a livello nazionale, ma intanto questo appuntamento ormai è un appuntamento fisso e ovviamente non potevamo mancare. Ancora a Siderno, memorial importante per un oncologo scomparso prematuramente qualche tempo fa. Si parlerà di calcio a 5, il servizio di Maria Teresa Criniti. Si è tenuto a Siderno il primo Memorial Giovanni Condemi, un torneo amatoriale misto di calcio a 5 rivolto a sostenere il progetto Nuova Oncologia di Locri e Pizzefiri. Un torneo partito ieri e durerà fino al 1° dicembre presso i nuovi ed ampi locali del Palazzetto dello Sport di Siderno. Una manifestazione che nasce in ricordo del dottor Giovanni Condemi, che ha sostenuto con forza il progetto NOLE. Un progetto che intende realizzare un polo strategico per il comparto sanitario oncologico reggino, che con oltre 1000 metri quadri servirà sia il versante ionico sia quello tirrenico e l'entroterra. Un'idea fortemente sostenuta dall'assessore alle politiche sociali e vice sindaco del comune di Siderno, Salvatore Pellegrino. È un memorial organizzato e patrocinato dall'amministrazione comunale di Siderno per una raccolta fondi a favore del progetto NOLE ai fini della riqualificazione del reparto di oncologia dell'ospedale di Locri. È un evento organizzato con la collaborazione dell'associazione Angela Serra, che ringrazio veramente di cuore per quanto riguarda questi giorni così intensi che abbiamo passato ai fini comunque di un coordinamento con tutte le 14 squadre iscritte composte da amministrazioni comunali e altri ordini, diciamo, degli avvocati, dei commercialisti, squadre comunque del territorio che si sono appunto organizzate proprio per ai fini comunque solidaristici, diciamo, e di beneficenza. Questo comunque è un evento a cui noi teniamo, voglio dire, tanto. Ringrazio le associazioni calcistiche del territorio, la Juventina Siderno e la Union, per aver collaborato, diciamo, anche, diciamo, la cerimonia inaugurale con l'ingresso
successo dei ragazzi che hanno donato grazie alle volontarie dell'Angela Serra, che sono stati appunto gli artefici, le fasce da capitano per le 14 squadre che si sono iscritte al torneo. Ringrazio l'associazione Girasoli della Locride che si è con i propri ragazzi speciali si è unita a questa cerimonia inaugurale. Contestualmente faccio un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno collaborato, alla componente dell'amministrazione comunale. Ci saranno appunto a sfidarsi tra virgolette, come dicevo prima, 6 amministrazioni comunali iscritte. Ci sarà una formazione composta dalla città di Siderno, una dalla città di Locri, il comune di Antonimina, Roccella, Marina di Gioiosa e Caolonia. Poi è ovvio che comunque questo è un evento che si dovrà ripetere in futuro, cui noi speriamo, ecco, si possa ripetere in futuro. Faremo di tutto affinché ciò avvenga e vi aspettiamo in queste sere al Palazzetto dello Sport di Siderno per assistere alle tante partite che si svolgeranno. Saranno circa 7 partite a sera, per poi giungere al giorno 30, serata conclusiva dell'evento Primo Memorial Giovanni Condemi, che vedrà comunque esibirsi le squadre che ai quarti di finale, alle semifinali e alla finale. Ringrazio naturalmente la dottoressa Eleonora Calderone con le proprie figlie, e quindi moglie di Giovanni Condemi, dell'amico Giovanni Condemi, che è stato uno dei principali appunto promotori e sostenitori del progetto Nole. Un torneo che ha ambito a coinvolgere le squadre amatoriali del territorio, sia maschili che femminili, con l'impegno di iscrivere almeno una squadra comune con almeno 8 giocatori o giocatrici, e che ha visto il calcio d'inizio dato proprio dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Si mira così a dare speranza alla Locride, infondendo con un innovativo slancio unitario da parte del territorio l'idea che anche dal basso i grandi obiettivi divengano raggiungibili o quantomeno sempre più realizzabili. Siamo qui stasera al Palazzetto dello Sport per assistere alle partite di questo match, e qui abbiamo la pesca di beneficenza, che è un sole 2-3 euro, pesca sicura, sempre del progetto Nole, Nuova Oncologia, Locri e Zefiri. Andiamo a Bivongi, l'area industriale, di archeologia industriale meglio, ancora presa di mira dai ladri. Il nostro Ugo Franco. Dopo neanche un mese dall'ultimo furto dei pali telefonici di Contrada San Giovanni di Bivongi, ecco di nuovo all'opera i ladri in Contrada Argalia. Questa volta a farne le spese è la ditta Carrà Domenico di San Costantino Calabro, che da qualche giorno ha iniziato i lavori di restauro alla fonderia di Cesare Fiera Mosca. Una testimonianza di archeologia industriale, parte integrante del primo ecomuseo delle ferriere e fonderie di Calabria. Ecco, siamo a Bivongi, siamo in località Argalia, dove c'è il cantiere della ditta che sta recuperando questo sito di archeologia industriale, sito di Cesare Fiera Mosca, la fonderia Fiera Mosca, proprio a ridosso della strada e vicino al paese. Questa notte c'è stato un furto. L'altra mattina, appena giunti sul posto di lavoro, gli operai hanno notato che mancava del materiale che avevano lasciato il giorno prima. Erano sparite tavole e tavoloni per l'imbarcatura e 2 pannelli coi bentati di finto coppo che servivano per la copertura dell'area espositiva esterna. Evidentemente erano almeno in 2 a rubare, perché il cancello d'ingresso è stato trovato chiuso con la catena e quindi si pensa abbiano scavalcato o siano penetrati da una parte laterale. Gli ignoti ladri che hanno lavorato nella notte non hanno potuto portare via altro, perché probabilmente disturbati da qualche macchina di passaggio, visto che la fonderia si trova a ridosso della strada che costeggia il fiume e a poca distanza si trova un ristorante.
Intanto la ditta sta andando avanti con i lavori che dovrà consegnare a fine dicembre. Intanto ricordiamo che questo è un intervento che ha voluto la Parco Regionale delle Serre, perché prima c'è stato quello di Chiesa Vecchia, l'intervento di Chiesa Vecchia che ormai è completato e quindi si è iniziato qui a Bivongi. Purtroppo, ripetiamo, a Bivongi in quest'area si ripetono furti come quelli dello scorso anno. Intanto la ditta sta andando avanti con i lavori che dovrà consegnare a fine dicembre. Il contributo di 173.000 euro è stato concesso dal Parco Regionale delle Serre Calabre, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di archeologia industriale del ferro e del carbone dei siti del villaggio siderurgico di Chiesa Vecchia di Ferdinandea e della fonderia Fiore Mosca di Bivongi. L'auguro degli addetti ai lavori che l'intervento possa andare a buon fine, come quello di Ferdinandea, senza registrare nuovi intoppi e lasciare monca un'area che racconta parte del passato industriale della vallata Stilaro. Preoccupazione dovuta anche agli ultimi episodi di qualche settimana fa che hanno registrato il furto di alcuni pali della linea telefonica segati e portati via, che serve in contrada San Giovanni, dove vive una comunità di monaci ortodossi, e l'altro dei tubi passamano dei guardarail di contrada Perrocalli, che si trova vicinissimo alla fonderia Fiera Mosca di Argalia. Ricordiamo anche i furti di quest'estate, sempre nella stessa zona, di grandi quantitativi di patate e verdure negli orti. Ricordiamo anche che qui ad Argalia, quando la copertura era con pannelli di rame, anche qui c'è stato un furto, hanno portato via tutto. Ecco, bisognerebbe controllare di più, monitorare di più l'area. Qualche cittadino che è stato a visitare i lavori di restauro della fonderia ha suggerito di sistemare per il momento nell'area fototrappole in attesa del completamento del progetto di recupero che prevede l'installazione della videosorveglianza. Purtroppo sono note negative che un paese tranquillo come Bivongi non merita. Si parla spesso di liquore calabrese, nello specifico amari, sono più di 50, ma solo 11 resistono e riscuotono un certo successo. Complice sono le erbe, ma anche i segreti storici. Anna Maria Implatini. Calabria, terra di amari. 11 le bottiglie in evidenza nell'ultimo inventario di piante officinali, frutti ed erbe, quelli a cui si deve questa cultura così invidiata. Il segreto sarebbe nascosto nella storia che dobbiamo ai greci e alle successive civiltà presenti sul nostro territorio. Gli amari calabresi in realtà sarebbero una cinquantina, tanto da meritare una carta da menù a parte. Fatto sta che il ricchissimo patrimonio verde e la diffusa biodiversità del territorio, fatto di tre parchi nazionali, ci permettono oggi di parlare di amari dagli ingredienti autoctoni, ma anche dal sentimento che racconta un passato lontano. Il 1915, data il vecchio amaro del Capo, per esempio, racconta una storia familiare nuova, post-rivoluzione industriale, anni delle prime masse migratorie, un successo in piena questione meridionale per la provincia di Vibo. Ancora più datato è Jefferson, la cui ricetta risale al 1871, ma è recente la conquista della bandiera verde per l'agricoltura. I suoi profumi si rifanno ai limoni di Rocca Imperiale, al rosmarino di Bisignano. L'amaro Milone richiama un lottatore greco ed è composto da 21 erbe. Nel 2022 è stato il miglior amaro al mondo. L'eroico nasce ad Altomonte e alla base c'è la macerazione delle bacche. L'indisciplinato Frank vanta agrumi amari e dolci. Il bizantino di Trebisacce è un mosaico di erbe aromatiche delle coste e delle colline dell'Alto Ionio calabrese. Il Silano anticipa i precedenti e ci riporta addirittura al 1864 tra rabarbaro, achillea e aloe ferox. In provincia di Reggio Calabria si arriva con il caciuto di bova e qui compare la liquirizia. Ma la zona vanta anche il Kepas con il suo delicato alloro, mentre nella Locride spicca il Rupes, nome che deriva dalla rupe di roccella, 30 erbe tra cui il finocchietto. Nella Riviera dei Cedri invece spunta il Se Amaro. Non ultimo il Foraffascino, l'amaro della buona sorte che ci svela il Piretto, coltivato nella piana di Sibari. Le sigle sindacali sono in fermento per lo sciopero generale annunciato per il 1° di dicembre. Ieri una riunione che si è tenuta presso la sala convegni delle cisterne di Gioia Tauro, presenti numerosi delegati iscritti alla UILP e alla SPI CGIL.
Così si sono attivati i sindacati unitari in preparazione dello sciopero del 1 dicembre che in Calabria li vedrà impegnati a Cosenza, a Catanzaro e a Reggio Calabria. Adesso basta una legge di bilancio che impoverisce pensionati, pensionate, lavoratrici e lavoratori. Pensiamo che sia possibile un'altra politica economica che guardi anche le donne e scendiamo in piazza anche per dire basta alla violenza sulle donne. Dobbiamo dire no, dobbiamo fermare questa strage di femminicidi, sì, impegnandoci sia in una dimensione privata che in un percorso collettivo. Lo sciopero, come pensionati noi aderiamo alle manifestazioni, non siamo nelle condizioni di poter scioperare, l'avremmo voluto fare molto volentieri perché le materie che abbiamo da mettere in campo, tra la sanità, tra le pensioni, tra tutto quello che è il welfare verso chi ha bisogno, quindi tutti quei processi del sociosanitario e quindi l'assistenza agli anziani, a quelli che, alle persone fragili, ci porta, visto che il governo di tutte queste cose non ha tenuto conto, a scendere in piazza a protestare. Lo faremo con forza, lo faremo con tutte le persone che in qualche modo hanno sempre avuto bisogno e da questo Stato non hanno mai avuto niente. Questa è una manovra che non dà risposte alla Calabria, non dà risposte ai pensionati, non dà risposte ai lavoratori, non dà risposte ai giovani. È una manovra che cala la testa rispetto ai poteri forti, che non combatte l'evasione, che non applica un fisco equo e progressivo. E allora noi diciamo basta, scenderemo in piazza il 1° dicembre a sostegno delle piattaforme rivendicative, a sostegno di una Calabria che deve cambiare, che deve erogare servizi, che deve cambiare il proprio sistema sanitario, che deve avere un sistema di emergenza urgenza e di medicina territoriale all'altezza del bisogno dei calabresi. Adesso andiamo a Roccella Ionica, il centro aggregazione sociale, il centro anziani di Roccella ha organizzato con grande successo partecipativo il primo torneo di burraco. L'intervista al presidente Felice Ria. Pino, devo dirti che siamo stupiti della presenza, che non ci aspettavamo che aderissero tante persone qui della zona. Quindi noi siamo molto felici di come si sta svolgendo. E cerchiamo il prossimo anno di organizzarci in locali più idonei, perché qui sono locali che non sono molto spaziosi per poter occupare altre persone che vogliono giocare, perché noi abbiamo anche rifiutato per mancanza di capienza dei tavoli da gioco. Quindi il prossimo anno cerchiamo di ovviare a questo trovando un'altra sala, perché vedo che tutti, c'è gente, molte, abbiamo avuto molte richieste, si vede che questo gioco del burraco sta facendo miglioramenti, prima non tanto, quindi ti voglio dire, ci impegneremo sicuramente per il prossimo anno di fare un burraco, una manifestazione molto più ampia. Parliamo anche dell'attività che state svolgendo, cosa c'è in itinere per le feste di Natale per esempio? Sì, il nostro centro, Pino, noi lo chiamo centro, ma no, qui è una comunità nella Locride che abbraccia da Portiglione fino a Monasterace. Noi abbiamo tanti soci di quella zona. Siete reduci da una gita, ho saputo. Sì, siamo reduci di una gita che abbiamo fatto ultimamente a Mongiano, abbiamo visitato le ferriere della Mongiana e poi ne abbiamo in programma altre gite. Se poi ti dico che adesso la prossima gita uscita è quella del pranzo natalizio che noi facciamo ogni anno e vengono tantissimi soci. Quanti soci siete qui? In tutto qui siamo iscritti 220, 222 per essere precisi. E quindi abbiamo questo numero che per noi, come ti devo dire, non so cosa dirti. È un numero grande, un bel molto, numero. Sì, è molto grande, che noi cerchiamo di gestirlo insieme al direttivo. Devo anzi ringraziare il direttivo che ci dà una mano sulle organizzazioni, sugli eventi che noi stiamo... Tornando al burraco, quanti hanno partecipato? Al burraco hanno partecipato 52 persone. Però sono tanti, eh? Sì, per noi sono tanti, per noi è stato un successo, guarda, un boom di persone, però abbiamo avuto anche altre richieste che noi non abbiamo potuto accettare perché, ti ripeto, non c'è la capienza dei locali. Il prossimo anno provvederemo
il prossimo torneo, questo era il primo, ti devo dire, il secondo sarà diverso. Il Burraco è stato organizzato da tutto il direttivo, ma in modo particolare devo ringraziare la nostra socia e membro pure del direttivo, Maria Favorino, che ha organizzato lei, è una brava giocatrice pure, e che lei l'ha organizzato insieme alle sue collaboratrici, e quindi un applauso anche alla signora Maria Favorino. Ed infine al nostro TG la quarta rassegna del giornalismo agroalimentare, che si è svolta al Museo del Bergamotto di Reggio. Il servizio. Bergamotto da 1,5 kg, ragazzi, questo è il premio più bello che potete avere in natura, me lo porto a casa, lo metterò sul comodino, là fanno casino, ma questo è il bello della diretta. Che dire, venite al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, perché è un posto unico, incantevole, poi in queste occasioni, che dire, ragazzi, viva la Calabria e viva la sua parte più bella, naturale, sulla madre natura. Io sono calabrese. E fa piacere, perché il Bergamotto è un bene identitario, cioè più identitario di questo in Calabria, davvero non c'è altro, perché il bergamotto, con quelle proprietà, con quegli oli essenziali eccetera, è solo calabrese. Hanno cercato in tutto il mondo di copiarlo, ma non ci sono riusciti, quindi qualcosa legata a questa eccellenza regionale, che però ha un difetto grave, cioè nasce calabrese e arricchisce fuori dalla Calabria, e sembra quasi contenere il destino dei calabresi, che si vedono costretti, come anche gli altri meridionali, ma nessuno più dei calabresi, si vedono costretti a dovere e potere dimostrare il loro valore soltanto lontano da casa. E questa è una storia che deve finire. Il Bergamotto deve sviluppare la sua ricchezza a casa sua. Fino a che questo non avverrà, il Bergamotto, mi spiace dirlo, è un vero peccato, è quasi sprecato. Per Goel Gruppo Cooperativo sicuramente è un altro segno di essere sulla strada giusta, incoraggia noi tutti, incoraggia i nostri soci e dà valore al progetto che stiamo facendo, e crediamo anche che dia comunque un esempio a una platea come questa, che stasera possiamo essere presenti. Allora, Goel ha subito degli attentati, ha subito diversi attentati, da adesso almeno 5 anni non subiamo più, perché abbiamo reagito alle attentati, alle violenze dell'attentato con la festa, e questo ha creato un clima diverso nella popolazione, ha creato speranza e ha dato consenso, e questo evidentemente non era quello che chi faceva gli attentati voleva produrre. Gioco fuori casa, ma vinco fuori casa, è stato bellissimo. Il Museo del Bergamotto è una realtà veramente molto molto interessante, mi ha appassionato tanto il racconto di questo vostro mondo nato da un vostro frutto della terra, cioè dal Bergamotto. Sono soddisfatta di tutto e spero di tornare presto per raccontarlo ai siciliani, per raccontarlo ai calabresi, per raccontarlo agli italiani tutti. Sì, abbiamo avuto ospiti eccezionali di fama nazionale e anche di fama internazionale. Voglio ricordare uno per tutti, Johan Maria Farina, che è l'erede dell'inventore dell'acqua di Colonia, che nasce a Reggio Calabria e poi diventa uno dei profumi più importanti al mondo. Chi ha una certa età non può non ricordare i bagni di acqua di Colonia che ci facevano le nostre mamme, perché era considerato non solo un profumo ma anche un ottimo disinfettante, perché era presente il bergamotto in maniera importante. Abbiamo avuto grandi meridionalisti come Pino Aprile, ma ancora abbiamo avuto Luca Galtieri dalle
da Striscia la Notizia, ma non possiamo dimenticare i consorzi che sono stati presenti. Uno che ci ha dato grande soddisfazione è Goel, che si occupa dei beni confiscati alle mafie, ed è veramente un consorzio importante che dà lavoro a centinaia di persone del territorio. Ma ancora il consorzio del Pomodoro San Marzano, che è uno dei consorzi più importanti del sud Italia, e tra questi anche il consorzio del limone di Rocca Imperiale, che è un'eccellenza calabrese che merita veramente tanta attenzione. Adesso andiamo in edicola, vediamo come hanno titolato i maggiori quotidiani calabresi. La linea va a Nicodemo Barillaro. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo con Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio. Gioia Tauro, il rigassificatore si farà. Occhio Tesulta, presidente della regione Calabria, in Calabria dice nascerà un polo fondamentale per il paese. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto energia, via libera allo strategico impianto e chiusa l'era del mercato tutelato per luce e gas. Tre notizie nel taglio alto, la prima riguarda Botricello, uccide il padre a coltellare dopo una lite. Reggio, falso in bilancio, assolto l'ex sindaco Demetrio Arena. E ancora Reggio, si discutono i primi ricorsi, associazione mafiosa ed estorsioni, le accuse all'Andrina Borghetto Latella al vaglio del Tribunale della Libertà. Questo per quanto riguarda la giudiziaria. Consiglio regionale della Calabria, ieri a Palazzo Campanella il Consiglio ha approvato la legge De Masi, la regione con le imprese anti-ndrangheta, e poi Piana di Gioia Tauro, levata di scudi contro la ciclabile sul tracciato delle Taurensi. A Siderno un passo per salvare la falda acquifera inquinata dalla sicca. E ancora Gaza, almeno altre 48 ore senza bombe, prolungata la tregua. Ok invece del governo alle pagelle per le toghe. Giustizia, mentre per ora l'introduzione di test psicoattitudinali rimane un'ipotesi. Al vaglio del CSM il fascicolo d'ogni magistrato per valutarne l'operato. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, sia la legge simbolo De Masi, l'iniziativa per la resistenza alle cosche. Voto unanime in Consiglio regionale al testo suggerito dall'imprenditore per premiare in fase di affidamento di lavori pubblici le imprese che denunciano la criminalità organizzata. Occhiuto, apriamo un dibattito nazionale. E poi Consiglio, la legge salva precari entreranno in Calabria. Per quanto riguarda la fotonotizia, tre condanne per la morte degli operai travolti dal crollo di un muro a Crotone. Ieri tragedia a Corigliano Rossano, giovane muore schiacciato dal trattore. E poi scuola, il caso, i compagni di classe lo lasciano solo, Valditara avvia le verifiche. Il processo caso Davide sarà riesaminata la posizione di Curto. Invece l'intervista, la nuova drammaturgia dell'inquieto Mazzotta. Per quanto riguarda il taglio alto, riforma della magistratura, il sì del Consiglio dei Ministri alle pagelle per i magistrati. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi. Restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Grazie Nicodemo, andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cieli coperti con piogge abbondanti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Il meteo è stato presentato da...
info@innovusimmobiliare.it, www.innovusimmobiliare.it. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito, a tutti la buona giornata, vi lascio con il riepilogo. I titoli del TG News: ragazzo di 23 anni ha ucciso il padre a coltellate, è accaduto a Botricello nel Catanzarese. Tre condanne e due assoluzioni per la morte di tre operai crotonesi avvenuta nel 2018 per il crollo di un muro sul lungomare di Crotone. Aeroporto di Reggio, qualcosa si muove, un volo in più per Roma per il periodo natalizio. Consiglio regionale, approvata la proposta che premia ditte che resistono alla 'ndrangheta, la cosiddetta legge De Masi. Flash mob a Siderno, Special Olympics, balla organizzata dai girasoli della Locride. Ed infine Bivongi, furto nell'area archeologica industriale presso la fonderia Fiera Mosca.